quindi possiamo cominciare con un po' di ritardo. Volevo scusare per tempo che sono presi. Intanto permettetemi di dare il benvenuto presso la biblioteca comunale Stefanaro, di ringraziare come di tanto sono che gestisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Missione Comunale Stefanaro, l'istituto comprensivo di Sant'Onofrio Stefanaro, la persona della dirigente di Stessa Trilacro, per aver aderito con entusiasmo a questo invito che parte cittadina dalla parte dell'associazione che gestisce questo spazio pubblico e parte sulla base di un contenuto molto valido e interessante di cui discuteremo oggi. Chiamo sempre intanto di avvicinare voi ragazzi alla lettura, a questo mondo affascinato e della biblioteca, questo spazio che come dire trasuda di entusiasmo, cioè di più di suo, ma che con la vostra presenza e la vostra interesse sicuramente può diventare un luogo di crescita per voi e per la politica. Il pretesto è quello di presentare questa iniziativa a molti leggi di Legato Libro, che ha l'obiettivo appunto di incrementare attraverso il contributo dei lettori, delle famiglie, il patrimonio librario della biblioteca Stefanaro, soprattutto quello dedicato alla lettura dei ragazzi, quindi poi il Consiglio Comunale dei ragazzi ha scelto questo lato una lista di 103 titoli di letteratura per ragazzi. Questa lista qui a discussione sono titoli che spaziano dai grandi classici, dalla novità, insomma tutto quello che può interessare a voi ragazzi, una fascia d'età individuata dai 6 e i 13 anni, se non sbaglio. Poi questo lo spiegherà poi con questa e poi c'è un altro obiettivo, quello di farvi conoscere questa struttura, come dicevo prima, è aperta alle studenti, soprattutto ai più giovani, che possono trovare punti di confronto. Di questo forse è un po' colui che per il tempo gestisce con la sua associazione, per dire Battista quarta volta, che ha più passato la parola e che adesso vi avverrà l'iniziativa. Dalla biblioteca, qualche, io sono partito da quattro volte, tranne il portale di Stefanaro, il vostro lo conoscete, da parte di voi, ormai su Facebook c'è andato in parecchio, quindi lo conoscete. E da alcuni mesi, nonostante la stella di più, come si chiama? Il governo, le amministrazioni hanno pensato bene, in senso negativo, di tagliare sulla cultura. Quindi le piccole biblioteche come la nostra rischiano, stanno chiudendo. Stefanaro invece facciamo l'incontrario, la lungimiranza del sindaco, ma soprattutto Stefano, che ha pensato di darci da farci di Francia, no? Quindi noi abbiamo unito alla festa del sindaco e dell'amministrazione e facciamo sia attività nella biblioteca che è aperta a chiunque di voi l'attività che facciamo, quindi qualcuno che vuole imparare a fotografare, a fare video editing, a imparare a fare delle brochure, è liberissimo di venire, ci vuole però educazione, ce l'abbiamo tutti, perché è tutto. Nel senso che bisogna essere fuori, però amare Stefanaro è assolutamente essenziale e imparerete a fare brochure, imparerete a fare a immaginare il giornale. Comunque questo è un aspetto secondario della biblioteca. La biblioteca è aperta a tutti voi. Devo dire che nei 6 mesi, circa, sono ragazzi, sono una donna anziana aperta. Però sono venuti, oltre 110 ragazzi, ma abbiamo fatto 45 tessere, quindi c'è un'attività che sinceramente è incoraggiante, perché poi siete il futuro del paese, ma io sono un altro, quindi padronissimi chiaramente di venire sia a fare una partita a scacchi, altro non c'è, di fare di giochi, scacchi, leggere libri, consultare online se qualcuno ha difficoltà a casa per fare una ricerca, non per pubblicare ricerche,
cultura libera, speriamo che in un futuro l'amministrazione venga a Palazzo Carullo, però al momento non faccio nulla perché i soldi non ce ne sono. A corollario, allora concludo che a corollario della manifestazione c'è un dono che abbiamo tutti voi, sono dei francobolli che insegna libro e altre cose carine, che arrivano dagli Stati Uniti. Un esterminato, un ragazzino di 83 anni, un giovanottino che vedete, e ovviamente è innamorato del suo paese, manca da davvero 17 anni.